E all'interno del flagship store qui in via Zueg di Bolzano della Viurt siamo con l'amministratore delegato della Viurt, ovvero Nicola Piazza. Ciao Nicola. Ciao, benvenuta. Allora, mi hai detto, Valentina, non parliamo del metaverso Viurt, voglio parlare di Inter e del mercato, conoscendo Sport Italia. Assolutamente sì. Assolutamente sì, questa è la seconda passione oltre all'azienda, però dai, è una passione con tante gioie. Tanti dolori, però dai, ma ci si mantiene vivi, si mantiene vivi. E grande impegno, noi siamo la casa del calciomercato, però qui insomma è casa Viurt e ci devi parlare di tutte le novità, in modo particolare del metaverso Viurt. Certo. Vuverse, allora, Vuverse. Vuverse, poi questo è il nome del metaverso. Il metaverso è l'evoluzione di un percorso che dura ormai da 3 anni, perché l'azienda ha deciso di investire su questa tecnologia della realtà aumentata, della realtà mixata già 3 anni fa. E questo è un po' il coronamento, perché il metaverso proprio sfrutta tutto il nostro know-how che abbiamo messo in atto per quanto riguarda queste nuove tecnologie. In che cosa consiste realmente? Allora, il metaverso possiamo dire che è una rappresentazione digitale, in questo caso di un'azienda, quindi sì, che un cliente, dove un cliente può entrare in maniera digitale, muoversi all'interno dell'azienda con una modalità tipo gaming, e visitare i vari ambienti o le varie sezioni dell'azienda. Questo lo vedo come un'evoluzione del sito web, che è un classico sito 2D, dove un cliente entra e può accedere al catalogo. In questo caso invece entra proprio in azienda, può decidere di muoversi all'interno dell'azienda liberamente e poi si può interagire. Ma a tutti i servizi praticamente all'interno del universo? Sì, uno accede all'azienda e poi all'interno ci sono tutte le indicazioni, sala sistemi, sala per falegnami, eccetera. Quindi ognuno sceglie il percorso che vuole fare. Poi c'è anche una parte architettonica e di arte che, se uno è interessato, può visitare. Ma la novità grandissima è che all'interno del metaverso si può interagire, quindi non è solo il cliente che entra per visitare l'azienda, ma ci si può dare appuntamento nel metaverso. Quindi, cioè, fondamentalmente non è soltanto una cosa virtuale, ma è anche pratica, perché tu parli. Esattamente, la grandissima rivoluzione è che dentro un ambiente digitale si può interagire. Bello. Come? Con umani. No, no. Con avatar, che però sono la rappresentazione fedele dell'umano. Giusto. E quindi si può dare appuntamento, si possono fare riunioni, si possono visitare assieme alle varie aree. Però devo dire che è una cosa che all'inizio suscita un po' di ilarità, ma è fantastica, è veramente spiazzante. Ma l'evoluzione della tecnologia. Assolutamente sì. E poi è un discorso anche di efficienza e anche di sostenibilità, perché è chiaro che in questa modalità c'è la possibilità di accogliere tantissimi clienti che non devono spostarsi facendo viaggi e facendo trasferte lunghe, ma soprattutto si dà anche una mano all'ambiente riducendo le emissioni. E si possono comprare i vostri prodotti? Assolutamente sì, perché visitando le varie aree, le varie stanze, se uno trova dei prodotti di suo interesse può trasferirli direttamente sul sito internet ed acquistarli. Però l'obiettivo principale del metaverso è proprio di far conoscere ai clienti l'azienda, i servizi e i prodotti che mettiamo a disposizione. Tra l'altro, insomma, anche andando verso le imprese, no? Perché comunque sia non soltanto il cliente, il piccolo artigiano, ma anche l'impresa a livello globale. Assolutamente, infatti la bellezza della nostra azienda è che noi ci occupiamo del piccolo artigiano, certo, fino alla grandissima industria, e quindi spaziamo veramente su tutto il segmento dei produttivi artigianali italiani. E questo ci dà la possibilità di fare dei servizi tailor made per le differenti dimensioni dei nostri clienti. Tecnicamente come si accede? Si accede tramite digitando www.viurt.it e selezionando la sezione metaverso, e all'interno ci si trova nella nostra azienda, e lì, a seconda che sia una visita, diciamo così, autonoma o condivisa con i propri commerciali di riferimento, si vivrà un'esperienza immersiva e volendo anche interattiva. Tra l'altro, Nicola, questa tecnologia la mettete a disposizione direttamente del cliente? Sì, assolutamente, non la vogliamo utilizzare solo come Viurt, ma quello che ci piace è proprio diffondere questo know-how sul mercato e mettere a disposizione dei nostri clienti questa tecnologia. Abbiamo creato uno Figital Lab, che è uno spin-off della nostra azienda, dedicato proprio allo sviluppo di queste tecnologie. Abbiamo già avuto alcuni clienti che ci hanno chiesto di poter avere il proprio metaverso, di cui uno in particolare l'abbiamo già sviluppato, e quindi abbiamo già un cliente che ha il suo metaverso con la tecnologia nostra. Adesso però sono curiosa, voglio capire chi è il cliente, la prima posizione. Beh, è un cliente che produce e vende macchine da caffè, macchine per cialde, e è interessante perché un cliente può accedere in questo negozio e all'interno di questo negozio può interagire con dei commerciali che possono proporre e far vedere le macchine da caffè. E sta andando alla grande? Alla grande, perché spiazza, cioè una cosa, un'esperienza, il cliente vive un'esperienza che non si aspetta, è unica in questo
momento, e quindi tutto quello che è unico non ha valore. Molto, molto bello, complimenti davvero. Poi accedendo poi all'interno del metaverso Viewt si parla anche di calciomercato, questa è una promessa? Assolutamente, c'è una stanza nera-azzurra, ovviamente per contratto, no scherzo, ma comunque no, sicuramente è un modo anche per entrare in contatto con le persone dell'azienda, e poi ovviamente all'interno del metaverso si può parlare di quello che si vuole. Complimenti Nicola. Grazie a te per il tempo e a presto. A presto.